Cari amici, siamo nel Museo Marittime di Barcellona, uno dei grandi musei nautici del mondo. Gli altri che vi consigliamo ardentemente di visitare sono quello di Amsterdam, quello di Greenwich, Southampton, Genova e Venezia. Il museo è allestito in quello che era l'arsenale reale della città, un luogo, come sappiamo, di costruzione delle barche. È un posto meraviglioso, un'architettura imponente e bella da vedere. L'estetica del container ci accompagna nella visita del Museo Marittime de Barcellona. Il container è un simbolo del trasporto marittimo, quello che una volta era l'anfora. L'anfora che è nella stiva di questa nave greca. Guardate, la forma di questa nave è la forma classica delle navi da trasporto che è stata così per 1500, quasi 2000 anni. Dopo la nave greca, la nave tonda romana, con cui i romani hanno fatto trasporti meravigliosi, come l'obelisco che ancora adorna una delle piazze di Roma, che arrivato dall'Egitto non si è mai rotto pur viaggiando in nave. Dopo la nave tonda, una nave per il trasporto del carbone e poi una gasiera con il suo misterioso interno. Come verrà trasportato il gas liquido? Ce lo chiediamo sempre. Una nave per il trasporto dei minerali porta container. Pensate che in Cina stanno costruendo delle navi che sono oltre i 400 metri. Non sappiamo dove potremo metterle, ma servono alla loro battaglia economica per far lavorare i cantieri e per trasportare a costi inferiori. Tra queste due navi passano 2 o 3 secoli che ci raccontano una evoluzione tecnologica, seppur fedele alla vela e alla vela di un certo peso. Questa è una nave che veniva usata nel tardo Medioevo, nel Rinascimento, è una nave molto simile anche a quelle che ha usato Colombo, molto abitabile, con caratteristiche nautiche piuttosto scarse, anche se sappiamo che le caravelle di Colombo hanno navigato anche a 8 nodi. Dall'altra parte una nave da guerra, una 80 cannoni. Le navi da guerra venivano definite per il numero di cannoni. Più era alto e più erano imponenti, ma anche meno maneggevoli. Una 80 cannoni era l'ideale per essere rapidi in mezzo al mare, ma anche avere una potenza di fuoco notevole. Guardate le forme, come si sono allungate, abbassate, quasi stirate. È un po' quello che sta succedendo alle nostre barche da diporto, molto filanti sul mare. Un'immagine della battaglia di Lepanto, ottobre 1571. Viene considerata dagli storici la battaglia che ha salvato l'Occidente. Era una coalizione composta dagli imperatori, dai re europei, coordinati da Papa Pio V. Dietro c'erano motivi religiosi, ma anche ovviamente economici. L'impero ottomano si stava espandendo soprattutto ai danni di Venezia, ma di tutta l'Europa. In questa vetrina un racconto della evoluzione della cartografia, una carta di Francesco Oliva del XVII secolo, considerata utile come portolano. È una carta che per noi è rovesciata, infatti il sud è in alto, il nord in basso. Allora non c'era la convenzione contemporanea di tenere sempre il nord sopra alla carta. Le carte erano anche molto approssimative per quanto riguarda le distanze, infatti i naviganti non sapevano misurare la longitudine che si comincia a misurare dalla nascita del cronometro.
Succede nel 700, soprattutto quando James Cook, nei suoi viaggi, porta dei cronometri sperimentali attorno al mondo e finalmente riesce ad avere la certezza della posizione, quella che cambierà per sempre il modo di navigare, quella che adesso noi conosciamo perfettamente grazie al GPS. Siamo con l'Atlante disegnato dai Cresques, è il 1375, illustra tutto il mondo conosciuto a quel tempo, dal Mediterraneo fino alle Indie, quelle Indie che Cristoforo Colombo un secolo dopo cerca di raggiungere attraversando l'Oceano Atlantico e non circumnavigando l'Africa come avevano imparato a fare i portoghesi nel 400. La galea è la nave a remi con vela che dal tempo dei Romani solca il Mediterraneo. Quando non c'è vento, e succede spesso, ci sono i rematori che erano schiavi o qualcosa di simile, gente che aveva troppi debiti. La galea reale che è stata ricostruita all'interno del Museo di Barcellona è quella che portava Giovanni d'Austria alla battaglia di Lepanto, formalmente il comandante della Lega, anche se le decisioni importanti in realtà erano dei genovesi e dei veneziani. Il museo racconta anche cose semplici per chi si avvicina al mare e non lo conosce. È strano pensare che a Barcellona qualcuno non possa conoscere il mare. Qui dietro di me i costumi. La didascalia ci racconta che sono nati nel 1840. I medici di Isabella II le prescrissero i bagni in mare e come doveva andare in mare con il costume. E come nasce la nautica da diporto? O con piccole barche che possono essere tirate sulla spiaggia, come si faceva con le barche dei pescatori, oppure con veri e propri yacht abitabili. Ecco la barca, il Flying Dutchman, con cui Luis d'Oreste e Domingo Manrique hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona. L'FD era una grande deriva, lunga 6 metri, molto impegnativa, molto fisica e di grandissima soddisfazione. Un peccato che sia scomparsa. Siamo abituati a considerare il mare soprattutto un luogo di divertimento, in realtà non lo è, il mare è comunicazione e scoperta, da millenni è sempre stato così, spostarsi lungo la costa di qualche decina di miglia era una conquista. In mare purtroppo si sono perse tante vite prima che navigare diventasse sicuro o quasi sicuro. Le barche che sono nei musei raccontano la storia di navigazioni difficili prima che ci fossero gli strumenti di cui disponiamo noi, l'elettronica, ma anche tante altre cose. Dietro di me un faro, un punto cospicuo che per i naviganti è sempre stato estremamente importante.